Mister, com'è andata questa settimana? Infermeria vuota? Sì, infermeria, a parte quelli che conoscete, per il resto nessuna novità, quindi abbastanza bene la settimana e tutto pronto per andare a fare una partita a Palermo, insomma, di livello. Come ci si allena sotto la pioggia di questi giorni? Terreno molto pesante? Sì, abbastanza, onestamente ce lo siamo portati anche già dalla passata settimana, però vabbè. Fa parte del mestiere e comunque il terreno ha tenuto abbastanza bene. Immagino che sarai rimasto molto soddisfatto degli 11 che hanno iniziato la gara domenica scorsa. Sì, assolutamente, è venuta la partita che volevamo, l'abbiamo fatta bene, l'abbiamo fatta con continuità, con grande identità in tutte e due le fasi, quindi è chiaro che poi è venuto un risultato molto importante, quindi siamo soddisfatti, ma sappiamo, come dicevamo prima della partita, che ogni partita può spostare tanto. L'ha dimostrato questo risultato e dobbiamo avere la stessa mentalità per quanto riguarda Palermo. Hai scoperto un vido centravanti, punta centrale. Sì, l'avevo già provato in passato e ha dimostrato questa partita di stare bene, di essere convinto in fase realizzativa, al di là di due gol, comunque ha avuto una presenza importante, quindi è normale che mi ha dato sicuramente un'arma in più per la nostra fase offensiva. Ma Si dice ancora squadra che vince non si cambia. probabilmente si dice sempre, nel senso letteralmente parlando, poi è chiaro che la prestazione di domenica ha dato ottime sensazioni. Però ha anche dimostrato che in questa squadra veramente possono giocare in tanti, se non tutti. Adesso forse non tutti, perché magari c'è qualcuno che è indietro per vari problemi, però ormai in questa squadra possono veramente giocare in tanti. Chi si immaginava una formazione senza Portanova e soprattutto Vergara, vero? Forse nemmeno io, vi rispondo solo così. Certo, va bene, giusto, giusto. In effetti, ci parli un po' di questo Palermo? Ma è una squadra forte, costruita per fare un campionato importante. Ha perso qualche punto in casa, magari come inizio di stagione. Però cioè non posso star qui a raccontare tutte le qualità che ha, perché sono veramente molte, le possibilità che ha nelle due fasi, le scelte. Una squadra completa, una squadra costruita con giocatori molto importanti per la categoria e quindi sarà una partita complicata come tutte. In questa c'è anche il coefficiente dei singoli che è più alto della media del campionato. Ecco, mi fa piacere che non hai parlato dell'ambiente, del pubblico, perché si parla tanto di andare a giocare di fronte a 20.000 persone, poi abbiamo vinto davanti a 20.000 persone con la Sampdoria, quindi da ex calciatore, ma c'è questo peso del pubblico? C'è, nel senso potenzialmente c'è, poi credo che l'andamento delle partite possano spostare questo condizionamento. Nel senso è chiaro che se noi ci presentiamo a Palermo molli, dando grande energia all'avversario e facendogli fare una grande prestazione, a quel punto il pubblico automaticamente si infiamma all'ennesima potenza e può essere assolutamente una spinta in più. Quindi è chiaro che dovremmo essere bravi noi a non accendere quel pubblico. E quindi cercare di essere bravi a limitare il Palermo in quello che fa bene e cercare invece di esaltare le nostre qualità, le nostre possibilità di fare una partita anche coraggiosa. Mister, tornando proprio al Palermo, a Modena ha mostrato di avere due facce, no? Una a primo tempo straripante, dominante, un'altra quasi non è sceso in campo. Dicono che questo dipende anche dall'avversario, in questo caso del Modena, cioè la Reggiana andrà per non farli giocare, per cercare di limitare quella che è il loro palleggio, oppure ha preparato la partita in un modo diverso? No, noi abbiamo preparato la partita come facciamo spesso, no? Pensando di voler rimanere aggressivi, di voler tenere il ritmo alto e di voler provare a condurre comunque la partita anche nella fase di possesso, di palleggio, quello che cerchiamo di fare in tante partite. È chiaro che
la difficoltà te la può mettere anche l'avversario, nel senso la qualità dell'avversario, però ormai noi abbiamo un'identità ben precisa e cerchiamo di condurre le partite nello stesso modo, cercando chiaramente di limitare, come dicevo prima, limitare l'avversario nelle sue più grandi qualità. Questo è assolutamente, per quanto riguarda la prestazione che il Palermo ha fatto a Modena, assolutamente il primo tempo ha fatto una partita di altissimo livello, ha costruito veramente tanto e credo che poi per quanto riguarda la ripresa, come spesso succede, gli episodi condizionano le prestazioni. Alla prima situazione, il primo rimpallo, hanno accorciato il risultato, poi c'è dentro una squadra che ha paura di perdere un risultato importante e una che non ha più niente da perdere. Sono queste che poi spostano le energie delle gare, non è più una questione tattica, è più una questione di energie. Chi ha più da perdere chiaramente può lasciare indietro qualcosa nella prestazione. Ecco, sotto il profilo psicologico veniamo, il Palermo ha giocato 3 partite, pareggiate 2, ne ha persa 1, quindi non ha ancora vinto e affida a questa partita, no? Lei ci insegna, no? Che ci sono delle partite che spostano. La Reggiana forse gli serve questa partita per, non so, per dimostrare anche a livello nazionale il suo valore, oppure per cambiare anche lo spartito, non lo so, questa è un'occasione importante, certo ci arriva in una condizione psicologica buona. Sì, la condizione psicologica è chiaramente buona, nello stesso tempo non deve essere buonissima, nel senso che bisogna tenere tutto il buono di quello che abbiamo fatto nell'ultima gara, ma non pensare di aver risolto tutto. Cioè bisogna andare a Palermo con la consapevolezza che se facciamo le cose fatte bene, con convinzione, con determinazione, che è quello che sposta i risultati, possiamo giocarci la partita anche contro il Palermo, altrimenti è una partita pericolosissima. E, è una cosa su cui abbiamo lavorato questa settimana e non mi interessa pensare 3 giorni dopo che partita ci sia, fare calcoli, 0. Più che dimostrare a livello nazionale una prestazione importante, dobbiamo continuare un percorso di crescita e soprattutto credo che la continuità in questo campionato vada a pagare sempre molto e quindi abbiamo l'obbligo di farci trovare pronti anche contro un avversario così forte in questa partita dopo aver vinto in casa. Mister, venendo al Frosinone, intanto aveva quasi costretto la Sampdoria a esonerare Pirlo, adesso è riuscito con Vivarini, ovviamente non è, però questo ci fa anche un po' capire che abbiamo trovato un Frosinone psicologicamente un po' a terra. Quindi è forse anche giusto non esaltarci troppo per questa vittoria contro un avversario che era in evidente crisi e che la Reggiana lo ha messo ancora più in crisi. Allora, secondo me è giusto dire una cosa che io ho premesso prima della partita del Frosinone, il giorno prima, che secondo il mio punto di vista era più importante per noi la partita con il Frosinone per 2 aspetti, perché sapevo che vincendola tra virgolette avremmo fatto il nostro, perdendola avremmo avuto grandi problemi, quindi io credo che la verità stia nel mezzo. Quando ci sono queste partite ci sono 2 squadre che possono decidere il loro destino, il loro futuro, e quindi la squadra che è più brava a, diciamo così, sottolineare le difficoltà del momento dell'avversario è quella che ne viene fuori. Quindi sì, oggi diciamo che abbiamo incontrato una squadra in difficoltà, oggettivamente lo era, ma probabilmente sotto l'aspetto statistico anche noi venivamo da 5 partite non con grandi risultati, però credo che ci sia anche la bravura dei miei calciatori a non far sperare il Frosinone nella partita di reazione, la partita di slancio. Perché se parti subito cazzuto, tosto e alla prima situazione fai gol, rimani dentro la gara, non fai sperare mai l'avversario, questo chiaramente aiuta a enfatizzare un momento di difficoltà di una squadra. Mister, lei ha detto una frase che mi ha molto colpito, no? Le qualità di un allenatore si vedono, quando vinci sono i pregi, quando perdi sono i difetti, ma vale anche con i numeri, no? Perché prima del Frosinone esaltavamo più i 2 punti in 5 partite, adesso invece
parliamo completamente, no? Parliamo di una squadra che da 5 partite non prende gol. È normale. Questo è il gioco delle parti. Voi siete bravi a fare il vostro mestiere. Quando io all'inizio stagione parlavo delle famose montagne russe, ma non era veramente... io credo veramente a questa cosa, perché voi, generalizzo qui, ma a livello nazionale, comunque si tende dentro la stagione a costruirla, la montagna russa, per farla poi vivere agli spettatori, comunque agli utenti finali che leggono le vostre notizie, perché è quello il sale della comunicazione, e noi dobbiamo essere bravi a stare al gioco, perché fa parte del gioco, ma sottolineando sempre che noi sul carrello è meglio che non ci saliamo, preferiamo guardarla sta montagna russa che parteciparci, un pochino questo il senso. E tornando alla partita, in questo momento forse è più importante per il Palermo che per la Reggiana, e chiedo una cosa, vista da fuori, la loro difficoltà nel far punti in casa è una questione più di mentalità o ci sono anche dei problemi tattici? Ma no, allora io non posso assolutamente entrare nello specifico dei problemi delle squadre. Sto scoprendo i nostri strada facendo, figuriamoci quelli che non si vivono. Allora, cioè, prima di tutto una questione statistica, nel senso hanno giocato meno partite in casa, molto meno. Credo che ne abbiano giocate 3 e quindi 6 fuori. E quindi oggettivamente, statisticamente, ha avuto meno possibilità. Ok? Poi avranno... Io chiaramente ho visto le partite, hanno, ci sono state delle difficoltà dentro le gare e quindi condizionate poi anche dal tipo di partite che hanno affrontato. Posso solo dire che è una squadra che è formata da calciatori a cui non si può regalare nulla, perché hanno veramente una qualità di scelta, di tecnica, e quindi sicuramente per poterci giocare questa partita alla pari noi non possiamo regalare niente all'avversario. Questa è la base, e poi chiaramente cercare di fare una partita, una prestazione eccezionale. Salve mister, allora io volevo chiederle se anche in base al fatto che ci sono reparti molto ricchi di giocatori, dobbiamo aspettarci ancora ad esempio sugli esterni molte alternanze, oppure se lei, per come vede il calcio, pensa più che altro magari a trovare dei titolari e dei subentranti fissi. Allora, io onestamente io non ho una strategia precisa. L'unica cosa a cui credo ciecamente è di cercare di allenare tutti i calciatori coi rosa, anche quelli che fino ad oggi hanno giocato pochissimo. Nel senso, io nella gestione della settimana curo tutti allo stesso identico modo. Quindi tutti provano la gara, tutti provano la situazione che rispetto al loro ruolo potrebbero trovarsi, al di là che, essendo pure consapevole magari che quel giocatore probabilmente non giocherà, quindi il mio obiettivo è quello, più calciatori riesco a tenere dentro e più il mio lavoro si realizza, ok? Poi sotto il punto di vista di cambiare tanto o poco, cambiare molto come mi è successo quest'anno non mi era mai successo, e quindi non c'è stata una strategia in questo. Abbiamo vissuto le settimane e le settimane ci hanno portato, rispetto a vari aspetti, infortuni piuttosto che prestazioni, piuttosto che altre o situazioni di forma migliore oppure meno, a cambiare un pochino più del solito. Quindi non sono pronto a qualsiasi dinamica e soprattutto sono pronti i miei calciatori oggi a qualsiasi situazione e a essere protagonisti dall'inizio o subentranti o nella partita successiva. Chiedo anche se posso, a proposito di esterni, un giocatore che esterno non è ma ha fatto benissimo nell'ultima partita è Sersanti, tende a giocare a piede invertito, cioè è destro, gioca a sinistra, e le piace da quella parte, perché fa questa scelta? Io metterei anche i difensori centrali a piede invertito, culturalmente, nel senso, è chiaro, è una cosa, se voi ci fate caso, ce ne sono molti dentro la squadra, è una cosa che mi piace, sì. Allora, Sersanti ha giocato da mezzala domenica, da interno di centrocampo, e poi chiaro in fase di sviluppo creava situazioni per Girma ideali per i due calciatori, per cercare di valorizzare entrambe le situazioni rispetto alla qualità migliore che possono avere, dove c'è più traffico, dove c'è più spazio o dove magari un giocatore è più esplosivo sulla profondità, sullo spazio, che è tipo Sersanti, quindi è una questione proprio per cercare di mettere
ogni calciatore nella situazione ideale di fase di non possesso e di possesso per cercare di avere, di alzare più possibile la prestazione del singolo, più prestazione del singolo mettiamo insieme, è più facile che la prestazione della squadra si alzi di livello. Buongiorno mister. Buongiorno. Ho scelto. Ciao Vanni. Allora, di solito non faccio queste cose perché me ne chiedono in tanti, però per William Viali, detto il Paccio, per me rimarrà sempre il Paccio, lo faccio molto molto volentieri, perché è sempre stato un ragazzo molto serio, molto profondo anche nei sentimenti, nei rapporti umani, e mi fa molto piacere che stia avendo una carriera importante, sta facendo le ossa, sta facendo esperienza, sono convinto che riuscirà a fare molto bene. Quindi se hai l'opportunità, ogni tanto ci sentiamo, mi fa veramente, sono commosso, perché so che è un ragazzo veramente per bene e merita tanto. Gli voglio bene, salutamelo e abbraccialo. Grazie. Grazie per questo pensiero. Ti faccio una confidenza, conoscendolo avrebbe preferito che l'audio non si sentisse, secondo me, per come lo conosco, per come è discreto. No, lo so. Vabbè, potete immaginare che per me sono parole emozionanti, perché prima di tutto vengono da una persona che per me è stata determinante. Mi ha dato tanto, è stato il primo allenatore che ho avuto in primavera, quindi un momento importante della carriera. È stato il primo allenatore che mi ha voluto in Serie A, che mi ha portato a Lecce dopo tanta gavetta in Serie C. Poi mi voleva a Verona, non sono riuscito ad andare, mi ha voluto a Venezia, l'ho trovato a Firenze, quindi io lo dico sempre, lo sottolineo sempre, che nel mio percorso da calciatore e quindi anche di vita è una persona speciale nel mio percorso. Quindi ti ringrazio per la sorpresa e magari gli scriverò appena esco o lo chiamo. E lui è, questa cosa è una roba, nasce in primavera, i tempi della primavera, questo soprannome, che lui un giorno, mi sa, eravamo in autobus e, prima di arrivare in autogrill, dice, fa una battuta, dice, signori attenti a mangiare, raddoppio le marcature sul Paccio, che ero io, ha fatto una battuta del genere, da lì mi ha chiamato così, e tutti i calciatori con cui ho condiviso la gestione Prandelli, anche in Serie A, mi chiamano ancora così, perché lui mi ha sempre chiamato con quel soprannome fin dai tempi della primavera, e ancora oggi quando ci vediamo mi chiama così. Grazie. Grazie.